allo sciopero proclamato dai sindacati? Guardi, io mi auguro che non si faccia, mi auguro che si apra il confronto in questo momento difficile della vita delicata del Paese. Io penso che noi dobbiamo affrontare insieme come tenere aperte le aziende appunto per garantire le filiere essenziali e immediatamente insieme preoccuparci ed occuparci del fatto che questi lavoratori, finita questa fase, possano rientrare nelle imprese italiane. Possiamo parlare anche di questo in questo Paese? Io penso di sì, perché noi dobbiamo non dare alcuna preoccupazione sulla questione salute, ma altrettanta preoccupazione del fatto che le aziende debbano riaprire nella fase 2 e non chiudere definitivamente, perché questo è l'elemento e su questo noi abbiamo una dimensione che abbiamo chiamato da economia di guerra perché i numeri sono purtroppo rilevanti e su questo dobbiamo fare i conti insieme come Paese. Se cominciamo la logica del conflitto e delle tattiche o dei titoli sui giornali per far vedere a chi è più bravo, a chi è contro la salute e chi è vicino alla salute, stiamo facendo un errore tattico per il Paese. Noi stiamo facendo un'operazione di grande responsabilità. Ripeto, la cosa più semplice anche per noi è chiudere e non assumerci nessuna responsabilità. Stiamo ponendo delle questioni di buon senso. Se non lo sono, siamo pronti al confronto, ma Il punto è che se se lo sono. si chiude troppo poco, troppi lavoratori si muovono. Mi sembra che sia questo il tema, diciamo, la dimensione delle chiusure. Naturalmente, nel buon senso che dice lei, io devo purtroppo chiudere per la pubblicità. Ringrazio Maurizio Martina e Massimo Bitonci, e invece restano con noi Grazie a voi. Davide Giacalone e professor Lopalco. Se può rimanere ancora, Presidente Boccia, dopo la pubblicità. Ci resto qualche minuto, grazie. Grazie.